Buongiorno ragazzi, oggi primo appuntamento di questa piccola serie Fuga dalla città. Siamo a circa 2 ore di distanza da Bologna e ci immergiamo nella natura dell'Appennino. E che cacchio è? Pronta, sempre, non è mai pronta. Buongiorno amici, benvenuti a questo primo appuntamento con una piccola serie intitolata Fuga dalla città. Ci troviamo a 2 ore circa da Bologna e finalmente ci siamo immersi nella natura. Siamo nell'Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Modena, e ci stiamo dirigendo alle cascate della Dardagna. Dal lago Cavone nasce il torrente Dardagna, formato da 2 distinti rami. Quello principale scende dal corno delle scale verso Madonna dell'Acero, formando 7 cascate. Il sentiero CAI 331 inizia dal santuario di Madonna dell'Acero, immergendosi subito in un bel sottobosco. Ci siamo avvicinati alle cascate della Dardagna, sono proprio davanti a me. E purtroppo la giornata non è soleggiata come ci aspettavamo, c'è molta molta acqua, probabilmente perché si stanno sciogliendo le nevi dalle montagne. Però è davvero un posto molto suggestivo, ve lo lascio guardare. Siamo arrivati, siamo su un ponticello sopra le cascate. Speriamo non cada. Costeggiando uno dopo l'altro i salti delle cascate, raggiungiamo il più suggestivo, con i suoi 30 metri di dislivello, che mostra davvero tutta la potenza dell'acqua. Questo decisamente è un luogo fiabesco. Siamo sotto uno dei salti più alti di queste cascate. Qui bisogna stare un po' attenti perché è molto scivoloso, però lo spettacolo è davvero davvero figo. Potete considerare questa la meta finale della vostra escursione, se siete con dei bambini oppure non troppo allenati. Si può ritornare al punto di partenza ripercorrendo il sentiero al contrario oppure chiudendo l'anello. I più allenati possono spingersi fino al rifugio Cavone, aggiungendo poche centinaia di metri di dislivello. In ogni caso, nonostante questa sia un'escursione piuttosto semplice, suggeriamo di attrezzarsi con degli scarponcini da trekking e un kiwi per non inzupparsi sotto le cascate. Abbiamo concluso questo anello di circa 5 km che suggeriamo a tutti gli appassionati di montagna, ma in particolar modo alle famiglie e ai bambini. Lo suggeriamo soprattutto d'estate, quando il terreno è asciutto e le cascate rinfrescano i visitatori. Adesso non ci resta che ritornare in città. Concludiamo qui il primo episodio di Fuga dalla città, itinerari fuori Bologna, e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!